È come quando mi dicono che va applicato l'allegato ottavo, no? Cioè me lo dicono da quando sono arrivato, per cui ecco, faccio l'analogia. Ma per me l'allegato ottavo va applicato quando dice qualcosa che mi serve, mica quando dice qualcosa che non serve ai porti. Ed è sempre la cosa che ho detto a tutti, cioè io non mi innamoro delle leggi, mi innamoro delle cose che mi permettono di lavorare bene. Allora, se leggo l'allegato ottavo, c'è un marino davanti, che mi dice determinate cose, e colgo che alcune cose sono intelligenti, beh, dico, beh, allora applichiamo l'allegato ottavo. Ecco, ma se invece c'è questa ricerca di Bruxelles, di qualche funzionario, di andare a cercare per forza di togliere questa distorsione di concorrenza tra porti, quando, in questo caso parlo appunto da vicepresidente europeo, mi trovo un porto di Algeciras che a 16 km ha il porto di Tangeri, dove il re del Marocco non fa pagare le tasse per 5 anni, gli regala i terreni, gli dà la possibilità di finanziare tutta la formazione dei lavoratori gratuitamente, gli costruisce le infrastrutture gratis e quant'altro, e io, povero presidente del porto di Algeciras, mi trovo un signore di Bruxelles che mi dice: stai attento perché siccome tu non metti l'IVA sui canoni stai distorcendo la concorrenza tra porti. Scusate, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Allora, le leggi servono per fare qualcosa di giusto o le leggi servono perché ci dobbiamo prenderci in giro? Ed è questo che sto dicendo a Bruxelles.